Vengo dal Venga. Dal Venga? Sì. Non posso dal Venga, sai che si dice al Venga? No. Allora, nel mio spettacolo, Eleonora balla ed io col mio strumento l'accompagno. No. Sì. Cosa c'è in Berlino? Hai visto la bella donna? Anche quella, tu sei fortunato, caro Rinaldo. Commissario, scusi, devo chiedermi un favore. Scusi, essere che ci fermo così per strada. Grazie, vediamo subito. Commissario, mi scusi se l'inopportuno. Ho bisogno di chiedervi un grosso favore per questo mio amico commediante di strada venuto da Venezia. Di cosa dovreste scusarti, Villano? Voi e i vostri marraioli avete lavorato al Molo e al Bastione e io con grande piacere dovrei rendervi in qualche modo il favore. Dopotutto sono o non sono il vostro amministratore e capitano di questo castello? Ti dirò, anzi, hai fatto benissimo a rivolgerti a me, perché così dovrebbe fare qualsiasi abitante di questo luogo. E così tu saresti un commediante di strada. Vostra signoria, la specialità dei miei spettacoli sono storie alle buffe divertenti, niente di noioso e serio, anzi leggiadro e semplice. Naturalmente, sono spettacoli che possono ascoltare anche le donne. Favole buffe, divertenti, ecco. Credete che le donne oggi si scandalizzerebbero a sentire storie di amori? O si spaventerebbero a sentirne altre di guerre e uccisioni? No, madama. Non volevo sminuire la sensibilità e l'intelligenza del gentilsesso. Anzi, quale meglio spettatori, se non le donne? E che io so raccontare solamente questo tipo di storie. Credo che un po' della vostra allegria farà molto comodo alla festa che faremo proprio qui nella piazza. La vostra compagnia teatrale sarà graditissima e avrete il compenso di una lira. Finalmente un po' di riposo. I ragazzi sono a letto. Sì, madama. Mi sta vegliando la nutrice nella sua stanza accanto.